ed ecco il via al match. Intanto attenzione, la possibilità da parte di Thiago Grippi, l'attenzione Motta, parte il tiro e la chiusura ottima Bertoni. Ancora, vediamoci, prova e questa volta trova il palo. Si prova a riprendere il gioco, ecco qui Thiago Grippi e questa volta c'è la risposta di Edoardo Di Ponto. Nuovamente e questa volta arriva il gol! Arriva il gol di Thiago Grippi al terzo tentativo efficace. Questi tiri da fuori e intanto arriva il pareggio! Immediato! Da parte della formazione ospite con Poletto, un 1-1 in pochissimi secondi. Attenzione, clamoroso, clamorosa concessione regalo. Bertoni, attenzione Esposito, tiro libero, visto che stiamo parlando del sesto fallo. È espertissimo a battere questi punizioni, ma la rete arriva. Pietrangelo superato. L'autore del gol del pareggio, Poletto, sul punto di battuta. Pronto per prendere la rincorsa, vediamo che c'è Roscia. Sul punto di battuta invece il Motta. E intanto il gol con questo passaggio filtrante per Poletto, che trova il bis in questa partita, ma soprattutto trova il 3-1 su questa possibilità. Attenzione Giapa, e accorcia subito le distanze, incredibile come era successo nel primo tempo, una botta e risposta. Pallone alto, Giapa, vediamo se prova un'altra volta e il gol, la doppietta di Giapa. Si trova ora il risultato sulla 3-3. Jetson, attenzione, prova a mettere il pallone, forse c'è un fallo di mano. C'è un fallo di mano secondo l'arbitro, cartellino giallo, espulsione. Mancano 14 minuti e 12 secondi, parte il destro e la rete da parte di Roscia. Thiago Grippi, cade a terra Giapa e guadagna il fallo. Calcio di rigore. Sul punto di battuta c'è Giapa, parte il tiro e la rete. E siamo sul risultato ora di 4-4, come di solito. Fanno, intanto arriva il gol da parte di Gattarelli, che si è inserito in area di rigore e ha ricevuto il pallone. Di Denner di sinistro, il mancino vincente di Denner. Denner con Murillo, attenzione Thiago Grippi, e con il puntone trova il gol. Il gol, il 6-5. Il pallone che arriva ancora a Jetson, parte il tiro e il gol. Il gol di Poletto a 10 secondi dal termine, trova il gol del pareggio, il Lido di Ostia. Arriva il fischio finale, 6-6.